Bentornati sul mio canale amici o se siete nuovi benvenuti. Oggi andiamo a realizzare questo simpaticissimo cappellino da streghetta per Halloween. Io lo trovo molto carino. Vi posso proporre l'idea che ho fatto poi io col cappellino, mi sono andata a procurare un cerchietto, sono andata ad applicare il mio cappellino. Ho aggiunto qualche piumetta, ho realizzato una mini zucchetta. Il tutorial della zucca lo trovate già sul mio canale. Chiaramente sul canale la zucca è molto più grande. Per realizzare questa mini zucchetta sono andata a fare 11 catenelle e poi mi sono alzata facendo 13 righe. E poi la procedura è la stessa come nella zucca grande. Allora andiamo a vedere cosa ci occorre. Come vedete, io ho realizzato i cappellini tutti di colore nero. Per il tutorial andrò a usare un altro colore perché il nero non si vede bene i punti. Per cui vado a usare questo colore verde. Avete bisogno poi di un secondo colore a vostra scelta per fare il bordo del nostro cappellino. Abbiamo bisogno di un uncinetto, di un ago da lana e delle forbici. Cosa importante da non dimenticare, io per esempio uso un filo a colore contrasto che ci farà da segnapunti. Prendiamo il nostro uncinetto, il nostro filato e come prima cosa andiamo a fare un capietto iniziale e realizzare 2 catenelle, una e due. Prendiamo l'uncinetto, andiamo nella prima catenella realizzata e facciamo all'interno 3 maglie basse, una, due, e 3. Nel prossimo giro andremo a fare solo aumenti. Aumento significa fare 2 maglie basse nella stessa maglia di base. Per cui mi vado a cercare la mia prima maglia bassa che abbiamo realizzato e faccio 2 maglie basse all'interno della stessa maglia, una e due. Nella prossima maglia bassa entro e faccio anche qua 2 maglie basse. Nella terza e l'ultima entriamo e facciamo anche qua 2 maglie basse, una e due. Adesso abbiamo in tutto 6 maglie basse. Cerchiamo di spingere un po' il nostro lavoro in modo che abbiamo il dritto verso di noi. Adesso andiamo a prenderci il nostro filo a contrasto che ci fa da marcapunti. Questo ci indica sempre quando iniziamo il nuovo giro. Adesso nel prossimo giro andiamo a fare un aumento e 2 maglie basse. Allora nella prima maglia facciamo l'aumento e poi 2 maglie basse singole. La prima maglia bassa. In quella successiva la seconda maglia bassa, poi in quella dopo un aumento, una e due maglie basse, nelle prossime 2 maglie una maglia bassa singola in ciascuna delle maglie del giro sottostante. Finito questo giro, spostiamo il nostro marcapunti e nel prossimo giro andiamo a fare un aumento e 3 punti bassi. Nella prima facciamo l'aumento, 2 maglie basse nella stessa maglia di base, poi facciamo una maglia bassa singola, la seconda maglia bassa singola e la terza maglia bassa singola. Poi facciamo di nuovo l'aumento, 2 maglie basse nella stessa maglia di base e
tre singole, una, due e tre. Arrivati alla fine del nostro giro, spostiamo il nostro marcapunti. Nel prossimo giro andiamo a fare un aumento e 4 maglie basse. Allora, un aumento nella prima maglia di base, 4 punti bassi singoli, 1, 2, 3, 4, l'aumento e nelle prossime 4 maglie, 1, 2, 3, 4 maglie basse. Terminato il giro, spostiamo il nostro marcapunti e nel prossimo giro facciamo un aumento e 5 maglie basse singole. Allora, nella prima l'aumento, 1, 2, 3, 4, 5, l'aumento e di nuovo 5 maglie basse singole, 2, 3, 4 e 5. Arrivati alla fine, togliamo e spostiamo il marcapunti e in questo giro faremo un aumento e 6 punti bassi, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Il secondo aumento, 1, 2 e i nostri 6 punti bassi singoli, 3, 4, 5 e 6. Nel prossimo giro andremo a fare un aumento e 7 punti bassi per due volte. Allora, l'aumento, faremo 7 punti bassi, l'aumento 7 punti bassi. Realizzato il nostro giro, io mi fermo con un aumento e 7 punti bassi. Chi vuole procedere andrà a rispostare il marcapunti e farà l'aumento 8 punti bassi per due volte. Poi può procedere con un altro giro, aumento 9 punti bassi, aumento 9, 10 punti bassi, fino a raggiungere la grandezza desiderata. Io mi fermo all'aumento e 7 punti bassi. Adesso procederemo e faremo due giri di maglie basse come si presentano e poi ci rivediamo. Realizzati i nostri due giri, andiamo ad eliminare un attimo il nostro marcapunti, andiamo nella prossima maglia e facciamo un punto bassissimo, una catenella, allunghiamo l'asola, tagliamo il filo e andiamo a procurare il nostro secondo colore che abbiamo scelto per fare il bordo del nostro cappellino. Io vado a prendere il nero questa volta, spero che si possa vedere, ma comunque ve lo spiego così. Allora, adesso andiamo a fare un giro prendendo solo la costina davanti del lavoro. Intanto entriamo con l'uncinetto, peschiamo il filo, lo portiamo di qua, facciamo un nodino, rientriamo nello stesso punto di base, sempre in costina solo davanti. Prendiamo il filo, facciamo una catenella. Adesso, sempre all'interno dello stesso punto dove siamo entrati, andiamo a fare un aumento. Due punti bassi, 1 e 2, perché in questo giro faremo due
Faremo un aumento e due punti bassi, un aumento e due punti bassi, presi sempre solo in costa davanti. Adesso abbiamo fatto l'aumento, adesso seguiranno due punti bassi, presi solo in costina davanti. Adesso l'aumento, costa davanti, due punti bassi e poi due maglie singole. Solo nella costina davanti, poi l'aumento sempre nella costina davanti, 1 e 2 punti bassi nella stessa maglia di base e poi le due maglie singole, una e due. Faremo questo per tutto il giro. Un aumento, due maglie basse, un aumento, due maglie basse, sempre solo prendendo la costina davanti del lavoro e poi ci rivediamo. Realizzato il nostro giro, non andiamo a chiudere il giro, ci prendiamo il nostro marcapunti e facciamo la seconda riga dove faremo la stessa procedura, un aumento, due punti bassi, un aumento, due punti bassi. Solo che questa volta non prendiamo più solo la costina davanti del punto, ma tutta la costina intera del punto. Per cui facciamo l'aumento e poi due punti bassi singoli, una e due. L'aumento e due punti singoli. Faremo un aumento, due punti, un aumento, due punti per tutto il giro e poi ci rivediamo. Terminato il nostro giro, possiamo eliminare il marcapunti e chiudere il nostro giro nel primo punto basso che abbiamo realizzato all'inizio del giro facendo un punto bassissimo, catenella, allunghiamo l'asola, tiriamo bene il filo, poi prenderemo ago. E nasconderemo il filo interno in queste maglie ed ecco pronto il nostro simpaticissimo cappellino da streghetta. Io lo trovo molto carino, spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, lasciatemi un like e ci vediamo al prossimo tutorial.